la riflessione è nata dall'osservazione degli asili nel bosco del Nord Europa, fondamentalmente. Se Nord Europa riescono a farlo con le temperature che hanno, non possiamo farlo noi che siamo in Sicilia, perché è la modalità in cui fondamentalmente sono cresciuti i nostri nonni, quindi chissà quanti bambini sono passati da qua. Quindi ho detto ok, partiamo, andiamo, con un po' di timidezza, però poi abbiamo avuto una grande risposta e siamo molto felici di questo. Piccoli Passi è un progetto di educazione all'aperto che è nato circa 8 anni fa. È nato dal bisogno di far vivere il più possibile l'aria aperta ai bambini. Quest'anno, il 2020, vede la nascita della scuola, del progetto di istruzione parentale. E abbiamo la classe fino alla terza elementare. I nostri maestri Dalila e Vincenzo sono quelli che hanno abbracciato la sfida per quanto riguarda la scuola e stiamo partendo anche con una, diciamo, maniera più organizzata per quanto riguarda proprio la fascia 0-3. Accoglierà 5 bimbi quest'anno e questo è il posto in cui saranno, diciamo, accolti. Allora, nasce come progetto di educazione, accogliamo bambini anche che non frequentano con noi il percorso, diciamo, durante l'anno, che vengono dalle scuole e quindi come sotto forma di centro estivo. Però tutti gli altri progetti, diciamo, collaterali che sono nati sono quelli inerenti alla formazione. Diciamo che il progetto non è che si conclude, diciamo, con i bambini fino alla terza elementare, ma noi abbiamo la presunzione di volerlo portare fino a 90 e oltre anni. Seguito il bisogno dei bambini, mi ero richiesto di stare fuori di casa e da lì io e il mio compagno Marco abbiamo pensato di fare il giro di alcuni agriturismi che volevano ospitare il nostro progetto di educazione e il primo agriturismo che ha accolto, diciamo, la nostra idea è stato l'agriturismo Terra di Pace. Siamo stati un po' itineranti e adesso siamo qui, che questa praticamente è la proprietà di un agriturismo che si chiama Il Roveto. Siamo al mare, siamo in campagna, abbiamo una riserva meravigliosa, quindi una cosa che è bellissimo fare in inverno soprattutto è anche portare i bambini al mare, vedi i vendicari, è un paesaggio magico. Le famiglie che si sono accostate inizialmente al nostro progetto sono le famiglie, diciamo, nonnetine, sono arrivate poi successivamente, sono state le mamme, diciamo, delle mie amiche d'infanzia, che fidandosi un po' anche del mio stile, un po' anche della mia indole, credo, hanno voluto affidarsi a me. L'anima educativa nasce dalla consapevolezza che è venuta fuori un po' dagli studi che ho fatto successivamente alla nascita della mia ultima figlia, Giulia. È una ragazza con disabilità, nata a pretermine, e questa esperienza mi ha portato proprio alla riflessione di tanti punti sul discorso educativo, soprattutto sul discorso di saper seguire i bambini e non pretendere che i bambini seguano noi.